Riccardino è triste, ma Margherita sa come farlo tornare felice. Ciao a tutti, sono Silvia e adesso vi racconterò la fiaba che si intitola Riccardino impara a condividere, una fiaba scritta da Ilaria Pasquali che ringraziamo tantissimo. Quella mattina splendeva un sole fantastico e Margherita decise di fare una passeggiata in tranquillità. A quell'ora tutti i bambini erano a scuola. Dovete sapere che Margherita era un fiore speciale. Era sì una margherita, ma i suoi petali erano tutti colorati e soprattutto erano magici. Potevano infatti sprigionare una polvere speciale che attirava l'attenzione dei bambini che incontrava. A quel punto lei, parlando con loro, avrebbe potuto rallegrarli se erano tristi. E Margherita era sempre entusiasta di ridare il sorriso a un bimbo. Il nostro fiore iniziò a camminare. E notò subito che dagli alberi cominciavano a cadere le foglie. L'autunno era alle porte. In lontananza sentì le voci di un bimbo e di una mamma che sembravano discutere. Riccardo, devi imparare a condividere i tuoi giocattoli con gli amici, altrimenti nessuno vorrà giocare più con te. Margherita guardò la scena da lontano, ma riuscì a vedere benissimo la faccia di quel bimbo, che a dire la verità era proprio triste e pensieroso. Il mattino seguente, Margherita guardò attentamente tutti i bimbi che passavano, fino a che notò il bimbo del giorno prima, che camminava con un orsetto di peluche. Così si avvicinò piano piano e sprigionò la polverina magica dai suoi petali colorati. Ma, a differenza di tutte le altre volte, questo bimbo si spaventò. Ma che cos'è questa cosa? E camminò più velocemente per allontanarsi dalla polverina. Margherita non poteva credere ai suoi occhi. In genere i bambini si facevano conquistare, questa volta no. Il mattino seguente, Riccardino ripassò di lì sempre un po' triste. Devo farmi venire in mente un'idea, pensò Margherita. E così, più il bambino andava verso la sua direzione, più lei si afflosciava. Ad un certo punto, il bimbo si piegò verso il fiore e disse: Che strano, le margherite hanno i petali bianchi, perché questa è così colorata? Proprio in quell'istante Margherita parlò. Ciao! Il bimbo indietreggiò spaventato. I fiori non parlano, devi essere un mostro. Ma quale mostro? Vieni qui e parliamo un po'. Il bimbo si lasciò convincere e si sedette vicino al fiore, che gli chiese subito il motivo della sua tristezza. Riccardo prese coraggio e raccontò allo strano fiore che lui quella mattina a scuola avrebbe voluto giocare con i suoi compagni, ma loro volevano il suo peluche. Lui ci teneva troppo e non voleva prestarlo a nessuno. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno e i miei genitori mi hanno regalato questo morbido orsetto di stoffa. A me piace portarlo a scuola, ma non voglio prestarlo a nessuno. Ho paura che si possa rompere. E così finisce sempre che gioco da solo. Ma a te piace più giocare con i tuoi amici o solo? Con loro, ma non voglio prestare a nessuno il mio gioco, rispose Riccardino. Margherita allora disse: Provo a darti un piccolo consiglio. Domani porta a scuola il tuo sacchiotto. Quando i bimbi si avvicineranno per giocare chiedendoti il peluche, tu glielo darai, dicendo però di fare attenzione a non romperlo. Riccardo, un po' incerto, guardò il bel fiore e promise di fare come gli aveva consigliato. La mattina seguente Riccardo, come sempre, prese il suo sacchiotto e andò a scuola. Arrivò. Lo tirò fuori dallo zaino e subito il suo migliore amico Lorenzo si avvicinò, dicendo: Ehi Riccardo, facciamo scambio di giochi! Riccardo, ricordando la promessa fatta a Margherita, rispose: Sì, ma per favore, fai attenzione a non romperlo, perché ci tengo molto. Lorenzo trattò molto bene l'orsacchiotto di Riccardo, il quale capì di avere fatto bene a seguire il consiglio di Margherita. Fu così che Lorenzo e Riccardo finirono per passare tutta la mattinata a giocare insieme. Margherita li guardava da lontano, felicissima di aver aiutato un altro bambino. Fine della fiaba. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. Se è così, potete andare sul nostro sito fabulinis.com, dove troverete questa fiaba scritta da Ilaria, che noi ringraziamo tantissimo, e anche tante altre. Per ora è tutto. Grazie del tempo passato insieme. Io vi aspetto alla prossima fiaba e vi mando un bel bacio. Ciao!